Buon ciao, sarà forse il terzo o quarto video che rifaccio in cui dico: eccomi qui, sono di nuovo su YouTube. Ma questo non sarà quel solito video. Vi ho già spiegato cosa mi è successo in questo periodo, del perché io abbia smesso di fare video su YouTube, di tutto. Ne ho già parlato abbastanza, per cui non voglio essere ripetitivo. Se volete, andate a vedere, ci sono video in cui ne ho parlato già abbastanza. Quindi cosa voglio dirvi? Che ho finito di fare video, che non farò più niente. No, no, in questo periodo in realtà è da tanto che ci penso, ci ho riflettuto molto e mi sono detto: ok, ho un canale YouTube nel quale ho del pubblico che mi segue, dico avevo perché non penso che questi 24.000 iscritti che ho siano ancora tutti attivi, forse un centesimo di questi iscritti saranno ancora attivi e saranno qui a vedere questo video, però non fa niente. Sono qui per dirvi che ho intenzione di ricominciare da zero, nel senso che non che i video che abbia fatto una volta verranno eliminati e verrà tutto cancellato, no. Quei video lì fanno parte di me perché rappresentano quello che ero io fino a qualche anno fa, ovvero io che nel periodo scolastico avevo bisogno di sfogarmi, divertirmi. Quel tipo di video era il tipo di contenuto, il tipo di intrattenimento che più mi rappresentava. Ora come ora, che ho avviato una mia attività professionale come videomaker, vorrei, come dire, dare un certo restyling al mio canale YouTube. Vorrei che questo mio canale YouTube diventasse una sorta di diario nel senso a mo' di video, quindi non in cui scrivo cose, ma in cui faccio video e vi parlo di quello che faccio, vi parlo dei miei lavori, faccio dei vlog in cui magari faccio dei viaggi per lavoro, vi faccio vedere i miei acquisti, anche dei video magari un po' più tecnici, qualora ci fossero alcuni di voi che da grandi vogliono diventare videomaker. Insomma, vorrei che questo canale YouTube fosse un canale nel quale posso parlarvi di me, semplicemente. Non è detto che poi faccia video solo ed esclusivamente dedicati al mio canale YouTube, però sicuramente saranno video molto diversi da quelli che avete trovato fino ad ora, in cui facevo parodie, video stupidi e via dicendo. Questo non vuol dire che diventerò improvvisamente serio e vi dirò: allora ragazzi, per diventare un videomaker dovete acquistare questa cosa, questo, quest'altro. No, io sono sempre così, sono sempre il solito cazzaro, ci sarà la mia solita ironia che mi contraddistingue. In generale devono essere video che parlano di me e del mio lavoro. Poi possono esserci video extra, video, insomma, voglio riniziare su YouTube perché mi dispiace avere questo canale inattivo. Dovevo dire altre cose, ma cioè, si vede che è da tanto che non faccio video. Pure spostato la telecamera. Vorrei provare a fare un video a settimana, ma so che per via del lavoro mi sarà veramente impossibile, per cui cercherò di fare più video possibili, però senza stare lì ad impazzirmi e diventare ancora più esaurito di quanto lo sono già. Questo è un video per dirvi che sto per iniziare un nuovo percorso su YouTube. Sarò un Pierluigi Padella diverso, o meglio, sarò sempre. Non sarò un Pierluigi Padella diverso perché io sono sempre lo stesso, però ci saranno semplicemente dei contenuti diversi. Vi dico subito che settimana prossima uscirà un nuovo video. Non vi dico di cosa, non vi dico perché in realtà non lo so, però vi dico che uscirà un nuovo video. Poi, se volete vederlo, vedetelo. Dunque, se questa notizia è stata di vostro gradimento, lasciate un mi piace, commentate. Quali altre cose dicevo? Lasciate un mi piace, commentate, condividete il video. Seguitemi su Instagram sul mio nuovo profilo. Sono molto attivo su quel profilo, per cui vi lascio il link del nuovo profilo Instagram. Basta.